Il primo buon pastore pasce pecore, addestra pecore a restare sempre pecore, eternamente. L'altro pastore no, l'altro pastore insegna a ragionare alle persone, non alle pecore, perché la pecora continua a fare mbè tutta la vita perché è stata creata per dire mbè, non può fare altro, non c'ha le mani, non c'ha la parola. L'altro pastore insegnava alle persone come si ragiona, come si pensa, e come si vive. Ecco i due pastori. L'uno c'ha le pecore in mano e non le molla. L'altro no, c'ha la gente, l'essere umano in mano, e lo addestra a diventare essere umano. Ecco che quando Nietzsche dice superuomo, non vuol dire niente quello che ci dicono, che è una cosa che monta la testa, no. Dice supera l'uomo di merda che ti hanno creato e diventa essere umano. Questo dice Nietzsche quando finisce il suo discorso. Supera l'uomo di marmo, di scemunito che ti hanno creato a forza di palle e diventa essere umano come se eri in origine. L'origine dell'uomo è dentro l'uomo. L'essenza dell'uomo è dentro l'uomo. Non andare cercando Maria per Roma, che non la trovi, è qua. Mamma mia. Ma dove ti ritrovo? Ce l'hai un telefono o qualcosa? Sì, dopo ti do l'indirizzo. Ecco, mi raccomando. Non ce l'hai un cellulare? No, l'ho buttato, l'ho buttato. Hai buttato il cellulare? Sì. Bella, grande. Eccola.